Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché è uscita la seconda parte dell'evento, sono uscite anche le nuove summon, o per meglio dire la nuova sfida summon Ifrit e Bahamut insieme, che tratteremo comunque nei vari video che usciranno durante la giornata. Partiamo però dalla seconda parte dell'evento, ovvero l'introduzione di quella che è l'arma free to play di Barrett e ovviamente anche l'introduzione dello stage Ruin EX. Stage Ruin EX che può risultare effettivamente un po' fastidioso e un po' complesso per chi ovviamente non possiede i personaggi in questione, ovvero personaggi che effettuano danni fisici di tipo ghiaccio. Perché? Perché in questo caso il nostro avversario, che vi ricordo essere sempre il Knight of Judgment, sempre debole a ghiaccio e acqua, prevalentemente fisico rispetto ovviamente al danno magico, vanno benissimo se avete ovviamente dei personaggi che effettuano danni magici, ma in questo caso se avete personaggi che effettuano danni fisici è ovviamente meglio. Per quanto riguarda il boss, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che questa volta nella Ruin EX le cose si fanno leggermente più complesse, soprattutto all'inizio. Perché? Perché ovviamente il boss entra automaticamente in stance. Che cosa vuol dire? Vuol dire che riesce praticamente ad avere un buff permanente per quanto riguarda la potenza tuono e in più effettua praticamente subito la sua limit, ovvero Fatal Call, che praticamente blocca le azioni di due personaggi all'interno del party e permette soltanto a un personaggio di potersi muovere, che tendenzialmente è quello che effettua per l'appunto danni fisici di tipo ghiaccio, in modo tale diciamo da agevolare un pochettino la situazione. Una volta che avrà bloccato i vostri alleati, potrà attaccare quindi uno solo dei vostri compagni di squadra, che avrà l'obiettivo di ridurre il gauge, quindi di ridurre praticamente la carica della barra del vostro avversario per evitare di subire ingenti danni quando poi effettua, il nostro avversario effettuerà praticamente l'attacco finale. Una volta ridotta ovviamente la barra e permesso al nostro avversario di effettuare il suo attacco, praticamente avremo la possibilità di poter ritornare a giocare con tutti i personaggi. C'è anche da dire che se avete dei personaggi forti praticamente shotterete il nemico, perché comunque di per sé non possiede tanti HP, però possiede questa meccanica un po' infame che giustamente potrebbe in un modo o nell'altro fregare. Per quanto riguarda ovviamente il setup che io in questo caso sono andato ad utilizzare, è praticamente lo stesso setup che fondamentalmente ho utilizzato anche da Bahamut e Ifrit. Sembra strana questa cosa, ma in realtà ho preferito fare un unico setup, fondamentalmente parlando, per utilizzarlo praticamente da tutte e due le parti. Infatti, come potete notare, possiedo praticamente sia Sephiroth che Cloud, che fondamentalmente sono i miei due DPS di tipo ghiaccio, uno fisico e uno magico. Matt, che in questo caso mi fa da curatore barra supporto difensivo in questo caso, proprio perché ho dato le materie comunque di The Brave e The Fate, che servivano comunque in un modo o nell'altro diciamo ad avvantaggiare e a velocizzare i debuff che comunque infliggevo al mio avversario. Anche se con Sephiroth, come potete vedere, possiedo la Kuja Sword, che ovviamente debuffa attacco fisico e attacco magico in un'unica botta. E se andiamo a vedere più nel dettaglio i setup, come potete notare, ho la Wing Edge di Sephiroth già portata a livello 110, che porterò successivamente a livello 120, perché essendo comunque un'arma overboost 10, mi sembra il minimo portarla ovviamente a livello 120. Ed è anche una cosa che comunque consiglio un po' a tutti, dato che comunque mi è stato chiesto di quali armi, mi è stato chiesto proprio esplicitamente Joe, ma quale armi porto al 120? E io ovviamente ho detto: ragazzi, se avete armi con overboost 10 è ovvio che dobbiate portarle al livello 120. Se invece comunque avete delle armi che magari hanno una o due stelle rosa,
quelle secondo me potrebbero anche andare direttamente al 100. Secondo me il 100 è una cifra idonea per questa tipologia di armi, ovvero quelle che hanno una, due stelle rosa. Secondo me il livello 100 è più che sufficiente, mentre invece quelle che comunque avrete rosse, full rosse o anche con qualche overboost in meno, fino al livello 80 adesso dovrebbe essere praticamente il 80-90, dipende dalla situazione, dovrebbe essere il minimo sindacabile. Detto ciò però, qual è il mio setup? Come sempre Sephiroth con ovviamente vestito Arcanum, Wing Edge come arma principale e Kuja Sword come arma secondaria, tutte materie che mi servono per incrementare le stats, quindi ne ha proprio lasciatele perdere, servono solo per incrementare le stats. 8400 HP, 3500 di attacco magico. Per quanto riguarda le mie abilities, ho 7 come potenza magica, 6 come boost ghiaccio, anche se ora ovviamente potrei ottenere di più, perché come potete notare praticamente nelle sub-weapon sto utilizzando solo un'arma che mi dà attacco fisico, magico, con boost ovviamente ghiaccio, e poi due armi che mi danno HP e difesa fisica, e poi HP esagerati, perché altrimenti non riuscirei a superare la soglia degli HP e quindi averne troppo pochi. Purtroppo Sephiroth, o comunque con Sephiroth, non possiedo armi che mi possano incrementare molto gli HP. Quindi sono costretto ad utilizzare tramite le sub-weapon ovviamente armi che mi incrementino gli HP, perché altrimenti proprio resto con pochissimi HP e il mio Sephiroth diventerebbe un Glass Cannon, cosa che magari si potrebbe sfruttare in alcune occasioni, però devo comunque avere un minimo di HP, soprattutto nelle challenge, quelle più difficili, come vedremo poi da Ifrit e Bahamut. Successivamente Matt, che praticamente mi fa da healer barra difensore fisico in questo caso, infatti ho un ottimo numero di HP con 8300 HP e 2134 di healing, che mi sta più che bene. Questa volta non utilizzo la Bramble Spine per sfruttare la cura all, preferisco sfruttare la Prime Number, che mi consente comunque di avere una cura bella efficiente con 2134 di healing. Porto anche una cura singola, perché appunto non si sa mai qualcuno venga colpito direttamente da un attacco singolo, e quindi posso comunque tempestivamente curare nell'eventualità. The Brave, The Fate, che comunque qui sono utilizzate soltanto per hobby, giusto per dare magari manforte nell'eventualità in cui Sephiroth non riesca a debuffare avendo pochi HP, e quindi di conseguenza vado comunque a fare un minimo di debuff tramite Matt. La Limit, ovviamente il Solid Wall, il Gigantic Shield si chiama, va bene, per ovviamente cercare di incrementare le difese quando non ho abbastanza TB e quindi rischio comunque di subire dei danni pesanti. E poi come sub-weapon praticamente HP difesa magica, HP difesa fisica, HP difesa magica healing. Quindi ho un buon equilibrio tra difesa fisica e difesa magica, però ho anche un bel boost per quanto riguarda l'healing, dato che è l'unica cosa che effettivamente mi serve. Cloud invece è il secondo DPS fisico, è il secondo DPS ghiaccio, però in questo caso DPS fisico, infatti arma principale è praticamente quella nuova, che molto probabilmente porterò al livello 100. Non l'ho fatto al momento perché stavo un attimo valutando la situazione, ma potrei effettivamente portarla al livello 100. Questa è un'arma che comunque boosta se stesso, boosta anche il party, quindi portarla comunque al 100 secondo me è una valida alternativa. Sto aspettando di vedere le armi di Sephiroth e di Zac, di Sephiroth e Zac, quando usciranno con il loro banner, per vedere un po' se portare magari quelle a livello 100 superiore, proprio perché mi possano in un modo o nell'altro servire di più. E ovviamente Bandage Sword come seconda arma per incrementare non solo gli HP ma anche darmi comunque difesa magica, visto che Matt in questo caso dà difesa fisica e Cloud invece mi dona la difesa magica, quindi ho coperti praticamente entrambi i ruoli di difesa. E poi tutte materie che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le stats. Limit, che in questo caso ho messo la sua limit praticamente fisica, e poi ovviamente vestito Arcanum di tipo ghiaccio, perché ovviamente in questo caso Cloud mi fa da DPS ghiaccio. Ho delle ottime stats,
8.500 come HP, 3.800, quasi 3.900, parente di 4.000 per quanto riguarda l'attacco, e poi ovviamente tutte armi che mi servono: busto attacco fisico ghiaccio con la Bald Eagle di Lucia, che è assolutamente perfetta, questa sicuramente la porterò su proprio per una questione anche di boost in generale. E poi vabbè, la Sky Splitter, che in questo caso mi serve solo per il boost d'attacco fisico, e poi l'ombrello di Zac, che mi serve come boost HP e in questo caso difesa magica, visto che comunque il nostro avversario è più propenso ad utilizzare attacchi magici. Non penso che ci sia altro, il combattimento dura veramente un minuto, letteralmente dura un minuto, perché l'ho lasciato in auto e addirittura con la velocità aumentata, proprio perché è un combattimento semplicissimo, se ovviamente avete il party adeguato, perché senza party adeguato giustamente non riuscireste neanche a muovervi. Quindi o utilizzate Cloud con attacco fisico ghiaccio, c'è anche Tifa che può essere un'ottima alternativa, potreste utilizzare anche Lucia per chi la possiede, Lucia con la Bald Eagle, quindi direi che in realtà ci sono comunque un paio di soluzioni, se ovviamente vi va e avete la possibilità di utilizzarle. Detto ciò, io non penso che ci sia altro da aggiungere. Questo è il mio setup, che tra l'altro è identico a quello di Bahamut, quindi farò comunque un'altra introduzione, ma parleremo anche di Bahamut e Ifrit insieme. Detto ciò, per il momento non c'è altro da dire. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente se avete difficoltà e se magari c'è qualcosa che posso fare per aiutarvi, e io vi lascio ovviamente con la run. Detto ciò, io vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!